Percorre Architectos, il mio studio è Flavia Chiavaroli. Si chiude la trilogia di Capodimonte, iniziata con Caravaggio più di un anno e mezzo fa, passando per Vincenzo Gemito, e si chiude ancora una volta nella Sala Causa con un Giordano da camera, come già è stato definito anche alla stampa dal direttore. La sala che aveva ospitato la città di Caravaggio si trasforma nella città di Luca Giordano con tutte le sue meraviglie. È una sequenza di stanze delle meraviglie. E in questo il supporto dell'architetto aiuta a raccontare una storia. La storia ce la raccontano però le opere, ma soprattutto i curatori. Bravissimi, grazie di tutto. Grazie a Patrizia Piscitello e Stefano Causa per aver creato le basi per la messa in scena. Grazie Flavia Chiavaroli, il factotum del nostro studio, a Lorena Di Bari del nostro studio, a Mina Grasso per il supporto fotografico. Un doppio grazie alla direzione lavori di Capodimonte, grazie Renata Marmo, grazie, grazie, grazie. Alla pazienza enorme dell'allestitore, grazie Emanuele, oggi c'è anche tutta la famiglia, grazie Eikon. Agli allestitori e movimentazioni per le movimentazioni delle opere, Montenovi e Arteria. Grazie a una colonna portante della produzione di Capodimonte, Francesca Dal Lago, grazie infinite. A Giovanna Bile, Alessandra Rullo, Maria Tamaio, Rosa Romano, che ci aiutò per il progetto di illuminazione. Grazie agli amici di Capodimonte, a Stefania Albini, al super Antonio Leo, responsabile degli impianti. E a Pasquale D'Andrea per l'illuminazione, ai responsabili notturni che ci hanno sopportato nelle nostre nottate, grazie, alla comunicazione Luisa Maradei, Giovanna Garraffa, agli uffici organizzativi. È importantissimo riuscire ad organizzare delle riunioni complete con la presenza del direttore, grazie Anna Santoro, grazie Luciana Berti, a tutta la squadra. Tutta la squadra dell'artista, Stefano Gargiulo è un genio, bravissimo.